ritroviamo Ettore Gallo. Buonasera. Buonasera, ciao Antonio. Ben ritrovato, presidente del Sersale, che chiaramente attende alla finestra per vedere un po' quello che accade, si guarda anche al futuro, non penso che si sta con le mani in mano in questo momento, anche da voi. Sì, sicuramente abbiamo fatto un po' di riunioni tra di noi per verificare un attimino le situazioni. Sì. Penso che si andrà comunque avanti con tutte le difficoltà che ci saranno, però penso che problemi a proseguire, la volontà c'è. Sì. E noi da questo campionato che abbiamo disputato siamo stati sicuramente una delle squadre, come dire, che più brave, perché l'obiettivo comunque era quello della salvezza, raggiunto in modo molto prima, e che ci ha messo quarti in classifica. Però adesso con questa situazione che si è creata senza fare playoff e niente, comunque che vuoi, siamo qua e non ci aspettiamo niente, per noi sì. È già finito il campionato e quindi bisogna pensare al prossimo. Pensare al prossimo, cioè confermare questo gruppo, che comunque è un buon gruppo, no? Punterete a questo oppure bisognerà ricostruire? No, noi sicuramente la prima cosa che vogliamo è la riconferma di mister Morelli. Bisogna vedere dall'altra parte se è la stessa cosa, ancora non ci siamo. Ci siamo sentiti così, ma non ci siamo seduti ad un tavolo per fare il tutto, quindi per la partenza per mister Morelli, ma è giusto confermare lui dopo lo splendido campionato che ha fatto, certo, con tutto il gruppo, e poi vedere un attimino se fare qualche innesto o qualcuno decide di andare via a sostituirlo, però la base è sicuramente partire da questo campionato. Certo. Immagino, insomma, con il campionato che ha fatto Morelli avrà anche tante richieste, insomma, dovrà ascoltare tante sirene che arriveranno da qui e da lì, insomma. Sicuramente, speriamo che accetta il nostro progetto, perché è un progetto che noi già dall'anno scorso abbiamo avviato con lui. Penso che alla fine non ci saranno problemi per la conferma. Che campionato vi aspettate, numericamente parlando, proprio di organico? Noi abbiamo fatto delle ipotesi, chiaramente anche esagerata, quella di 20 squadre, che non è esclusa, però immagino che si cercherà di evitare questa soluzione. Più plausibile un campionato a 18, vedremo, ecco, quello che salterà fuori dalle retrocessioni alla Serie D e dalle retrocessioni dall'eccellenza alla promozione. Ettore Gallo, che... Guarda, se ne dicono tante, il problema è vedere un attimino alla fine cosa decidono gli organismi federali. Per quanto mi riguarda posso dire la mia, che possono fare sia le promozioni sia le retrocessioni solo chi è stato promosso o è sceso con i punti che ha, perché chi invece doveva, mettiamo, scendere attraverso i playoff ai playout o essere promosso attraverso i playoff, se non si fanno non è giusto che queste squadre vengano retrocesse o vengano promosse. Eventualmente qualche promozione sicuramente alla seconda in classifica, con, se c'è posto, con qualche ripescaggio, perché la vincente dei playoff doveva andare a fare i playoff nazionali. Però per quanto mi riguarda, chi doveva retrocedere attraverso i play-out non è giusto che retroceda. Presidente, una semplice osservazione. La comunità di Sersale, voi ovviamente ne tenete conto, perché il progetto Sersale nasce proprio dalla cittadina di Sersale, in questo momento di crisi che vale per tutti,
ha già dato disponibilità, avete già insomma riformulato l'investimento per la prossima stagione, cioè la comunità è sempre coinvolta, ha dato la disponibilità, darà la disponibilità a supporto. Guarda Mimmo, noi i maggiori sponsor, quelli più grossi, non sono di Sersale, perché a Sersale, come sai, non abbiamo grosse aziende o industrie da poterci dare uno sponsor grosso, quindi sono di fuori Sersale, sono calabresi, però sono fuori. Sono amici che tengono a noi, che sono da anni che ci sponsorizzano. Per quanto riguarda la città di Sersale, guarda, è stato veramente un peccato, non solo per la questione di salute e di tutto, però dobbiamo andare a verificare questo fatto che è successo per il Covid, e il fattore economico sicuramente influisce tanto. È un, guarda, l'anno scorso, il precedente campionato, con la struttura nuova, c'è stato molto, ma molto entusiasmo nella cittadina di Sersale. Molti ci hanno sponsorizzato, molti preferivano lo striscione di pubblicità al campo, erano veramente orgogliosi. Poi la squadra ha giocato bene e quindi si è riavvicinata. Io sono convinto che se facciamo le cose come abbiamo fatto l'anno scorso e che comunque facciamo una bella squadretta che diverte, secondo me, anche se il fattore economico non è lo stesso dell'anno scorso, però penso che risponderanno. Che vuoi, chi ti dava 1000 adesso ti darà 500, però secondo me risponderà la gente sociale, perché è attaccata alla squadra. Benissimo, grazie, ha detto Regallo. Alla prossima. Prego. Buona serata. Tante cose.